Se anche voi tornate 12 mesi fa, per voi è anche una sorpresa che sono ancora qui, secondo ritiro con la Lazio, perché pochi davano un credito. Sicuramente abbiamo lavorato, come ho detto, in quest'anno molto bene, abbiamo giocato bene, tanto, e sicuramente qualcosa ho dato anche sicuramente. Io a Lazio, a questa squadra, ho dato certo tipo di mentalità, certo tipo di pensiero e sicuramente impronta di certo tipo di lavoro. E Lazio ha dato tanto a me, l'anno scorso mi ha dato opportunità di mettermi in mostra, di farmi vedere anche su palcoscenici un po' più alti. E penso che adesso siamo arrivati a pari e dobbiamo braccio a braccio andare insieme per ottenere ancora di più. Ma sicuramente ci abbiamo messo sul mercato e dobbiamo ancora fare qualche ritocco su questa rosa perché se ci siamo tutti quanti alla fine saremo anche un po' troppi, allora qualche partenza dovrebbe esserci, vediamo se qualche tassello ancora arriva. Importante che arrivano tutti questi giocatori che fino adesso hanno firmato per la nostra società e si mettono a disposizione. Sono sicuro con questa rosa allargata anche qualitativamente, ma anche più ampia, che possiamo avere ancora più soddisfazioni. Una grande squadra o grandi giocatori devono avere sempre fame. Allora, anche quando arrivano e toccano questi 100%, devono essere pronti e volenterosi per ottenere 110% e mai contenti, mai veramente al 100% soddisfatti, perché solo con la fame infinita si possono ottenere i risultati. E lei ha paura di perdere Hernanes? Ha avuto rassicurazioni in qualche modo sulla permanenza del giocatore a Roma? No, adesso lui è in vacanze, meritate vacanze, perché lui è giocatore l'anno scorso che ha fatto più partite in tutta Serie A e con questi impegni nazionali, con tutto questo cosa ha ottenuto, deve essere e rimanere tranquillo. Per adesso spero e sono quasi sicuro che potrebbe anche essere quello che è stato anche l'anno scorso per questa squadra, dovrebbe dare ancora di più come ogni giocatore di questa squadra. Mercato è sempre un po' aperto, un po' incognito, chi potrebbe arrivare, chi potrebbe andare via, ma io calcolo il momento che Hernanes 26 di luglio è arrivato.